Si è conclusa con grande successo di pubblico ma anche di critica per l'impeccabile organizzazione messa in campo dalla Proloco e dal Comune la Festa della Cultura Contadina che si è svolta a Ruviano nell'Alto Casertano, un evento finanziato dall'Unione Europea e con il patrocinio del Ministero della Cultura. Noi abbiamo sentito il vulcanico presidente della Proloco, Pasquale Di Meo, che fa il bilancio della tre giorni. Presidente, allora possiamo definire un bilancio positivo? Sì, molto positivo, anche perché è stata ripresa anche con una scommessa dopo 6 anni di fermo e dopo 6 anni di lockdown abbiamo pensato di ripartire con tutte le energie comunali, locali, umbri e abbiamo raccolto i consensi di molti turisti che sono stati registrati a Ruviano come turisti di qualità, perché sono venuti per gustare i nostri prodotti di Ruviano. Qual è la finalità esatta di questo evento? È la promozione del territorio, cioè promuovere il territorio, dove dobbiamo incoraggiare la produzione delle vere eccellenze del paese. Perché non dobbiamo dimenticare che fino a 150 anni fa noi eravamo ancora sani e robusti perché mangiavamo bene. Oggi mangiare bene diventa quasi una cosa difficile. Invece, qual è il prodotto in particolare del comune di Ruviano? Abbiamo una marchio d'eco, denominazione comunale, che è quella del pomodoro riccio. Questo pomodoro riccio è un pomodoro che anticamente cresceva senza acqua, perché quando non c'era l'acqua e venivano delle passate, le più belle passate di pomodoro dei nostri nonni. Oggi l'abbiamo dovuto registrare come marchio di qualità, denominazione comunale, col marchio del comune sopra. Sì, vorrei tanto dire che noi a Ruviano non vorremmo vivere da soli e non vogliamo fare sinergie con i produttori che in piazza si sono dimostrati compatti per promuovere le varie eccellenze loro. Vorremmo che tutto attorno a noi fossimo anche, vogliamo aiutare gli altri paesi a crescere insieme e fare rete delle aree interne, perché le aree interne soffrono di un'assenza di politica regionale. Da Ruviano è tutto, Lorenzo Applauso per Casertasera.it.